ora mi trovo in piazza Giovanni e Rodolfo. Cos'è che c'è scritto là? Sull'insegna Velasco c'è scritto. Quello che mi colpisce delle piazze che ho incrociato fino ad ora qui a Bergamo è l'estrema, cioè la grande sensazione di spazialità, di piazze che respirano, metaforicamente parlando. Piazze enormi, con tanto verde, ma con nessuno. Non c'è nessuno sulle panchine. Sì, certo, effettivamente avere una temperatura di 2-3 gradi sotto zero non invita molto a ritrovarsi sulle panchine di questi bei parchi, di queste aree verdi della città. Oggi cos'è? È martedì, sì, è un giorno infrasettimanale, la gente, la maggior parte della gente è al lavoro, non è certo qua a rilassarsi, a far turismo, quindi già mi sento un bel fortunato essere qui. Comunque queste piazze sono davvero dei bei polmoni verdi, come si suol dire di solito, fanno star bene, insomma. A 50 metri di distanza da delle trafficatissime vie che tagliano la città in tutti i sensi. E là in cima, non si vede neanche ottimamente, comunque là in cima c'è la Bergamo antica che sto cercando di raggiungere. E si erge quasi come fosse una specie di città costruita su una nuvola, a vederla da qua. Sì, sì.